Buonasera dal TG6, edizione delle 19, che apriamo come di consueto con il nostro bollettino Covid. 66 nuovi casi registrati oggi in Abruzzo, con due nuovi decessi, mentre i nuovi guariti sono 128. Buone notizie arrivano dal calo dei ricoveri negli ospedali. Vediamo. Sono 64 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Questi nuovi dati emersi dall'analisi di 5.211 tamponi molecolari, dove è risultato positivo l'1,3% dei campioni analizzati. Continuano a scendere i ricoveri, che passano da 187 di ieri ai 178 di oggi. Si registrano due nuovi decessi, con il bilancio delle vittime che sale a 2.475. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 91 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 17, di cui 12 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 2 in provincia di Chieti e 1 in quella di Teramo. Le due vittime sono un 88enne della provincia di Pescara e una 57enne della provincia di Chieti. Gli attualmente positivi sono 5.619, meno 66 rispetto a ieri. 161 pazienti con un calo di 10 unità sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 17, con un nuovo ingresso rispetto a ieri, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 5.441, meno 57 rispetto al bollettino di ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I nuovi guariti sono 128, per un totale di 65.700. 180 dall'inizio dell'emergenza. Del totale dei casi positivi, 18.626 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, dove si registra l'incremento maggiore più 34, seguita da quella di Teramo più 15 rispetto a ieri, per un totale di 17.227. In provincia di Chieti più 9 casi oggi, per un totale di 19.209, mentre in quella di Pescara solo 6 nuovi casi, per un totale di 18.056. Inoltre 578 sono fuori regione, mentre per 178 sono in corso verifiche sulla provenienza. Cronaca giudiziaria adesso. Si apre un terzo filone nell'inchiesta della Procura di Pescara riguardo l'imprenditore Vincenzo Marinelli. Il commissario ARIC Daniela Valenza è finita nel registro degli indagati per un appalto non ancora aggiudicato per la pulizia e la sanificazione degli ospedali abruzzesi. Domani inizieranno gli interrogatori. Il primo ad essere ascoltato sarà l'ex assessore regionale Mauro Febbo, Giuseppe Dintino. Un ennesimo appalto sospetto scuote la sanità e la politica abruzzese. Si apre un nuovo filone nell'inchiesta che ruota attorno all'imprenditore e dirigente sportivo Vincenzo Marinelli, che secondo gli investigatori avrebbe fatto da ponte tra la politica e il mondo degli affari ed è ora indagato, insieme alla figlia ed altri collaboratori, per reati che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. Sotto la lente d'ingrandimento il project financing per il polo oncologico dell'ospedale di Chieti e le due gare d'appalto, una della regione Abruzzo e l'altra del comune di Pescara, per la fornitura di autobus elettrici. Ora però si è aperto un nuovo filone dell'inchiesta. Il PM Andrea Di Giovanni vuole vedere chiaro anche sull'appalto riguardo la pulizia e la sanificazione di ospedali e strutture delle quattro aziende sanitarie. Con questo nuovo filone, alla lista degli oltre 20 indagati si aggiunge il nome di Daniela Valenza, segretaria della Giunta Marsilio, ma con ruoli apicali anche nella precedente giunta regionale. La Valenza, che venerdì ha subito le perquisizioni delle forze dell'ordine, è indagata per turbata libertà della scelta del contraente in qualità di commissario ARIC, l'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza. In questo ruolo, attraverso l'adozione di atti amministrativi, si legge nell'imputazione provvisoria, concorreva a turbare il processo amministrativo diretto a stabilire il contenuto del futuro bando di gara, non ancora aggiudicato, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e, in ultima analisi, al fine di assicurare l'aggiudicazione in favore della DM Società Cooperativa. I fatti contestati sarebbero avvenuti lo scorso 1 aprile. Oltre alla Valenza e a Marinelli, nella lunga lista di indagati ci sono nomi di spicco, quali quelli del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dell'ex assessore Mauro Febbo, entrambi di Forza Italia, così come quelli dei leghisti Fabrizio Di Stefano e Sabrina Bocchino, quello dell'ex assessore alla sanità della Giunta d'Alfonso, Silvio Polucci, e del direttore dell'ufficio Monopoli, Guido Dezio.
Gli interrogatori inizieranno domani, quando Febbo si recherà in procura. Il capogruppo in regione dei forzisti sarà ascoltato riguardo il filone del project financing e dovrà spiegare la provenienza di quel 500.000 di euro, di cui circa la metà in contanti, che la finanza ha trovato in una cassetta di sicurezza intestata alla figlia del politico. Ancora giudiziaria, il sindaco di Bussi, Salvatore Lagatta, è stato prosciolto dal GUP di Pescara Antonella Di Carlo dalle accuse di falso ideologico perché il fatto non sussiste in merito alle vicende che portarono all'acquisizione da parte del comune dei terreni della mega discarica dei veleni Monte Edison di Bussi. Il sindaco è stato anche prosciolto perché il fatto non costituisce reato per le altre questioni amministrative. Il comune nel 2018 aveva acquisiti alcuni terreni limitrofi allo stabilimento, attualmente Solvay, con la cifra simbolica di un euro, col fine poi di una nuova industrializzazione. È un ulteriore passo non solo verso la verità, ma anche verso la bonifica, che è quello che ci interessa, ha detto all'Ansa Lagatta. Ora attendiamo gli altri procedimenti, quali il Consiglio di Stato per il bando di bonifica bloccato dal Ministero dell'Ambiente con più fiducia. Lagatta è attualmente indagato dalla Procura di Pescara per omessa bonifica di altre porzioni della discarica, proprio conseguenti all'acquisizione da Solvay negli ultimi 2 anni, ma è anche l'autore di denunce specifiche proprio sulla messa bonifica da parte del Ministero e a seguito dello stop in autotutela deciso da Roma. Cambiamo decisamente argomento: maggiore sicurezza sui treni abruzzesi e sui mezzi pubblici che circolano sul territorio regionale. Questo è l'obiettivo dell'accordo firmato tra Regione, Trenitalia e Forze dell'Ordine. I dettagli sono stati illustrati questa mattina a Pescara. Vediamo il servizio a cura di Paolo Renzetti. Illustrato questa mattina a Pescara l'accordo fra Trenitalia S.p.A., la Regione e le Forze dell'Ordine finalizzato all'incremento della sicurezza a bordo dei treni in ambito regionale. L'accordo verrà anche allargato ai mezzi pubblici che circolano nella nostra Regione e dove a bordo potranno salire componenti delle varie Forze dell'Ordine che viaggeranno gratuitamente e potranno intervenire in caso di bisogno e di problemi di ordine pubblico. Più sicurezza sui treni regionali, ma non solo sui treni regionali. Oggi sottoscriviamo la convenzione con i rappresentanti delle forze dell'ordine e con Trenitalia, ma il nostro intento è quello di garantire questa sicurezza anche su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale. Quindi successivamente andremo a perfezionare altre convenzioni con i gestori del trasporto pubblico locale per fare in modo che sui nostri mezzi ci sia più sicurezza e per fare in modo che i cittadini viaggiano sempre di più sui mezzi pubblici nella piena consapevolezza di essere tutelati. Garantiamo a tutti coloro che militano nelle forze dell'ordine, nei corpi di guardia costiera e nei vigili del fuoco di poter usufruire gratuitamente del servizio. È chiaro che devono registrarsi in questo caso con Trenitalia attraverso un'app per fare in modo che il conducente sappia che all'interno del mezzo c'è una persona che può intervenire in qualsiasi momento. Già ci siamo mossi in tal senso, il Presidente ha già fatto delle comunicazioni agli enti gestori, ai concessionari delle autostrade. La prossima settimana avremo un incontro con l'ingegner Perna, che è il responsabile della 14 nel tratto che ci interessa, e quindi stiamo andando verso una soluzione del genere, accelerare il più possibile adesso i lavori per poi sospenderli nel periodo di maggior traffico di ferie, cercando appunto di liberare il più possibile così. È chiaro che sarebbe importante un intervento più più qualificante, cioè quello della terza corsia che stiamo chiedendo più volte più a gran voce al Ministero, sperando appunto che questo non ci possa tornare alla situazione dello scorso anno, quando sulla statale 16, soprattutto nel tratto tra Pescara e Giulianova, si sono verificati gli inconvenienti drammatici, quasi anche con la possibilità di incidenti per i cittadini. E sempre nella mattinata di oggi, in conferenza stampa, i rappresentanti della CGIL hanno espresso tutta la loro preoccupazione per la paventata chiusura del centro psichiatrico diurno di Pescara. La vicenda è anche indirettamente collegata all'inchiesta della Procura di Pescara sugli appalti ASL. Vediamo.
Noi osserviamo questo sostanzialmente, se i locali ASL a seguito di sopralluogo del centro di uno integrato non sono idonei come così parrebbe insomma dal sopralluogo ASL, non dovevano esserlo neanche nel 2020, nel 2019, nel 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. Noi riteniamo che così non sia per un motivo molto semplice, perché sin dal 2014 quel centro di uno integrato che prima era in via Largolama e poi è stato spostato in via Vespucci, è sempre andato avanti con proroghe e sostanzialmente da un centro diurno sperimentale è diventato un centro diurno strutturale nei fatti, perché ormai sono 7-8 anni che c'è questo centro, che ha dato sicuramente delle grosse soddisfazioni dal punto di vista sociosanitario e terapeutico per quanto concerne i pazienti, e ha dato grosse soddisfazioni anche alla città, perché sono lì ricompresi insomma una decina di lavoratori che dentro l'appalto generale potrebbero rischiare il posto di lavoro. Quindi abbiamo due questioni: la salvaguardia dei pazienti psichiatrici e le loro famiglie, perché non sono dei pacchi postali che possono essere spostati da un posto ad un altro, addirittura si paventa fuori Regione Abruzzo, ma noi semmai vogliamo chiedere questo, e domani avremo un incontro anche in sede di conferenza dei sindaci ASL, chiederemo questo, di rilanciare semmai, non di chiudere il centro diurno integrato, perché è sicuramente un fiore all'occhiello della nostra città. Io spero che le istituzioni, il sindaco in primis, che già abbiamo sentito ed è d'accordo su questo, ma anche la Regione Abruzzo e soprattutto la ASL, ci ripensi, quindi ripensi a questa scelta che dal nostro punto di vista è una scelta illogica sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista delle carte che abbiamo, perché quasi la ASL smentisse se stessa. Perché se lo era, ripeto, nel 2021 indonio, doveva esserlo appunto sin dal 2014. Invece la ASL ha sempre riprorogato questo servizio sociosanitario. Andiamo ora nella Marsica. Circa 3.000 alpini si riuniranno in questi giorni ad Avezzano per partecipare a Villa Palazzi 2021. Test sul campo per simulare azioni di soccorso post-sisma. Il servizio a cura di Luca Pulsoni. La gestione delle emergenze al centro del convegno fissato al Castello Orsini di Avezzano, alla presenza degli alpini del 9° Reggimento dell'Aquila e dei volontari di Croce Rossa e Protezione Civile. Ieri esercitazione del battaglione Vicenza del 9° Reggimento Alpini e della Croce Rossa per affinare la condotta da tenere nelle emergenze post sisma. Sì, l'esercito ha investito molto nell'ambito della gestione delle emergenze, in particolare nel 2017 in Abruzzo, in seno al 9° Reggimento Alpini, è stato istituito il battaglione L'Aquila, che ha il compito di supportare la popolazione in caso di pubbliche calamità. Pubbliche calamità che possono essere di vari tipi, noi abbiamo tutte le capacità per poterle appunto gestire, andiamo dall'incendio boschivo all'incidente in montagna, al dissesto idrogeologico, a quello che può essere chiaramente un sisma. L'importante, il nostro compito è arrivare preparati, e per arrivare preparati c'è la necessità di fare una intensa fase di pianificazione, di addestramento, di formazione, peraltro non autoreferenziata, ma sicuramente in sinergia con tutte le altre agenzie sul territorio che si occupano di questo, quindi a partire dalla Croce Rossa Italiana, come stiamo facendo qua ad Avezzano questi giorni, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, eccetera. Le amministrazioni comunali sono costantemente coinvolte nell'elaborazione di piani, strategie attraverso l'addestramento, piani di sicurezza sul tema della gestione delle emergenze in occasione di pubbliche calamità. In questa occasione, in questo convegno, cerca proprio di affrontare il coordinamento tra i vari corpi che sono chiamati ad intervenire in queste situazioni, primo fra tutti anche quello della Protezione Civile, che è quello che più direttamente coinvolge le amministrazioni comunali, unitamente poi a tutti gli altri soggetti operatori del settore, quali i corpi militari, le forze dell'ordine e anche
anche le università che aiutano nell'elaborazione, come abbiamo detto, di piani, strategie, prevedono addestramenti e simulazioni proprio per gestire nel miglior modo possibile le emergenze che quotidianamente possono verificarsi in tutto il territorio comunale, in questo caso, e nazionale nelle altre situazioni. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. La Fondazione Tercas ha voluto premiare gli studenti teramani che si sono distinti nel mettere in pratica azione di integrazione nei confronti dei compagni disabili. I ragazzi premiati durante la pandemia, nonostante potessero restare a casa a seguire le lezioni, hanno scelto di rimanere in classe per non lasciare soli i loro amici speciali. Tania Bonnici Castelli. Un premio davvero meritato, quello che la Fondazione Tercas di Teramo ha consegnato agli studenti meritevoli per il loro impegno sociale. Durante la pandemia questi ragazzi potevano seguire le lezioni da casa in modalità DAD, eppure hanno scelto di non lasciare soli i loro compagni disabili, che al contrario frequentavano in presenza. Hanno costituito così piccoli gruppi e a turno si recavano in classe per non far soffrire di solitudine quegli amici speciali. Un esempio di vera integrazione. Allora, abbiamo voluto riconoscere il merito degli istituti, dei dirigenti e naturalmente dei ragazzi che volontariamente hanno risposto all'invito di condividere la presenza a scuola con i ragazzi disabili, i loro compagni disabili, nonostante vi fosse la DAD. Questa era un'alternativa che era prevista proprio dal Ministero per realizzare un'integrazione vera, come appunto previsto nei programmi ministeriali, ma poi stava ai bambini e anche ai loro genitori accettare questo invito. E li hanno sostenuti questi bambini? Ma li hanno sostenuti con la loro presenza, che è stata alternata. Naturalmente sono stati creati dei piccoli gruppi che hanno accompagnato nel processo appunto educativo scolastico i ragazzi disabili. Questo è stato un elemento secondo noi da sottolineare per due ordini di motivi. Il primo è che noi abbiamo un dato statistico preoccupante che ci dice che l'età dei volontari sale sempre di più, i giovani non si avvicinano al mondo del volontariato e questo, ripeto, è un dato che ci preoccupa moltissimo. L'altro è che l'integrazione, come dice la parola, non vuol dire accettare qualcuno di problematico o in difficoltà, vuol dire ricostituire un'unità, e in questa unità è tutto l'insieme che si arricchisce. L'integrazione non vuol dire prendere un soggetto fragile e portarlo all'interno di un nucleo forte, vuol dire far sì che tutte le vocazioni, tutte le intelligenze che esistono in una comunità diventano un uno armonico e quindi tutti sono l'uno la risorsa dell'altro. Nella suggestiva cornice di Palazzo Melatino sono stati lodati e premiati gli studenti e gli insegnanti di 6 istituti scolastici teramani: San Nicolò a Tordino, Falcone e Borsellino di Valvomano, Saffo e Moretti di Roseto, Illuminati di Atri e il Liceo Scientifico Delfico di Teramo. Il Comune di Pescara ha presentato il piano estivo dei parcheggi per il 2021. 1800 i posti disponibili oltre a quelli delle aree di risulta. Vediamo. Il piano parcheggi estivo di Pescara, in realtà se ne è parlato questa mattina in conferenza stampa. Assessore Mascia, quali le novità? La prima novità è che partiremo dalla prossima settimana, in anticipo rispetto agli altri anni, perché l'auspicio per tutti e di tutti è che sia un'estate che si avvicini alla normalità, e tra l'altro con una grande novità che Pescara per la prima volta nella sua storia è stata insignita del titolo di bandiera blu e quindi una certificazione di qualità straordinaria. 1800 posti auto distribuiti tra nord e sud della città, oltre 300 nella zona ex Enaip, 500 nella zona sud di Pescara dal lungomare Cristoforo Colombo fino a via Barbella, e poi a partire dal 19 di giugno quest'anno in anticipo 1000 posti auto sulla strada parco, ovviamente il sabato e la domenica, mentre nelle altre zone l'offerta sarà quotidiana. Ci saranno anche dei posti per le bici lungo la riviera, ma non sul marciapiedi. Sì, il sindaco ha lanciato un appello che poi
è stato interpretato in vari modi, ma è un appello di buon senso, di buona volontà, che è quella di rendere sempre più bella la nostra città, di rispettare il decoro urbano e quindi di rendere compatibile la presenza delle biciclette, auspicatissima, perché noi vogliamo incentivare in tutti i modi la mobilità sostenibile e la mobilità alternativa, renderla compatibile anche con la bellezza della nostra riviera, che deve essere soprattutto utilizzata dai pedoni. Però questo assolutamente non esclude la presenza massiccia di biciclette, stiamo trovando le migliori soluzioni estetiche per avere gli stalli bicicletta che vengono garantiti ogni anno, ma anche nel rispetto della piena fruibilità della nostra riviera. Tutto pronto per far ripartire il Museo del Mare a Silvi. È stato siglato il protocollo d'intesa tra il Comune e il Circolo Nautico. Il progetto per anni era rimasto nel cassetto ed ora può diventare realtà. Il servizio. Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco di Silvi Andrea Scordella e dal presidente del Circolo Nautico Silvi Mario Gattone, con l'intento di avviare l'iter per la realizzazione del Museo del Mare. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di non far dimenticare alle nuove generazioni le antiche radici profonde del mare, dal quale la popolazione di Silvi ha tratto la principale fonte di vita e di economia. Il museo nascerà nella sede del Circolo Nautico, mentre il comune si impegnerà a fornire materiali e reperti in suo possesso. Erano già due anni che lavoravamo su questo progetto, un progetto importante. Silvi nasce sul mare, con il mare. Tantissime sono le memorie storiche dei tanti naviganti silvaroli che hanno veramente solcato tutti i mari, e non vogliamo far morire la memoria storica di queste famiglie, e perciò il Comune di Silvi si è impegnato insieme al Circolo Nautico, che metterà a disposizione parte dei propri locali, proprio per realizzare un museo del mare in memoria e ricordo dei tanti che hanno vissuto il mare, veramente tutti i mari del mondo. Quali sono le cose che andranno messe in risalto? Ma io ho avuto la fortuna di assistere a un patrimonio di oggettistica, di ricordi, di fotografie, veramente un patrimonio che non deve andare disperso, e dunque questa amministrazione ha fatto una scelta, quella di tutelare e preservare tutte queste bellezze. Adesso non le svelo, però voglio dire veramente dalle conchiglie storiche di tutti i mari riportate poi negli anni, nei tempi quando si poteva fare. E dunque veramente un patrimonio che sarebbe un peccato disperderlo. Siamo così giunti alla nostra pagina dello sport. Non si registrano ancora movimenti ufficiali in casa Pescara. Proseguono le riflessioni su più fronti, direttore sportivo, allenatore e potenziali partner Andrea Costantini. Proseguono le riflessioni in casa Pescara per impostare la prossima stagione e allestire una squadra capace di competere per tornare subito in Serie B. Circa il nome del direttore sportivo, in questo momento sembrano in calo le chance di Santo Federico, in scadenza al Teramo, che non ha presentato alcuna proposta di rinnovo. Resta pienamente in lizza il nome di Giuseppe Manari, che, va precisato, al momento non ha ancora l'abilitazione per ricoprire ufficialmente la carica di DS. Attualmente è in carica al Novara, dove è direttore tecnico, ma in uscita con l'avvento della nuova proprietà Pavanati al posto di Rullo. L'abilitazione però potrebbe arrivare nelle prossime settimane. Resta in piedi anche l'ipotesi Luca Matteassi, nonostante le smentite del diretto interessato. Le cose potrebbero cambiare ora che la stagione degli emiliani è finita, con la clamorosa eliminazione dai playoff subita dall'Albino Leffe e soprattutto col cambio della proprietà del Modena Calcio ufficializzato stamani. Matteassi è destinato ad andare via e potrebbe essere un profilo dal quale ripartire per il Pescara. Circa il nuovo allenatore, sempre i playoff di Serie C consegnano un altro potenziale obiettivo: Gaetano Auteri, tecnico esperto e quotato della Serie C e molto apprezzato in ambito biancazzurro. Auteri, che in passato ha allenato tra le altre Latina e Nocerina, è stato eliminato col suo Bari dalla Feralpisalò. Ha ancora un anno di contratto coi pugliesi, ma la sensazione è che dopo la mancata promozione possa non essere confermato da un Bari che potrebbe optare per un repulisti. Sul taccuino del presidente Sebastiani restano i nomi interni di Grassadonia, difficile visto che è praticamente scontata la mancata conferma come DS di Bocchetti, e Iervese, che con la sua squadra si giocherà la Supercoppa di Primavera 2 contro il Verona nei prossimi giorni. Resta non di poco conto anche la questione del potenziamento della società, argomento ancora più sensibile dopo una retrocessione e in un campionato che non restituisce risorse paragonabili a quelle della cadetteria. Giorni fa il presidente del Pineto, Silvio Brocco, che ha un legame personale solido con Sebastiani, ha aperto
aperto ad un suo coinvolgimento. Chiaramente col presidente Sebastiani, con Daniele, grande amico, eccetera, se si può fare qualcosa, se posso essere utile per riprimeggiare di nuovo, riportare il Pescara nella Serie B, io sono pronto per dare il mio aiuto. Ora dalla Svizzera arriva una notizia. Questo pomeriggio è diventata ufficiale la cessione delle quote di maggioranza, 60%, del Lugano Calcio da parte di Angelo Renzetti, il quale in passato ha sempre avuto il sogno di poter anch'egli fare qualcosa per aiutare il Pescara, al quale è molto legato e del quale è stato presidente per pochi mesi. Non ci sono stati contatti con Sebastiani, ma per il futuro non sono da escludere, dopo che l'operazione di uscita dal Lugano avrà completato tutto l'iter formale. Serie D adesso. Il raggiungimento del traguardo salvezza ha tolto motivazioni alla squadra, che per questo è stata battuta in casa dalla retrocessa agnonese. Il capitano del Giulianova, Emanuele Danna, torna sulla sconfitta di ieri e risponde a domande sul futuro. Vediamo. Il verdetto ci ha dato un grande soddisfazione, il verdetto finale che è della salvezza matematica, però un pochino ci ha tolto un po' di cattiveria, penso. Questa squadra ha bisogno di motivazioni, di ambizioni, e in questa partita sono venute meno. La squadra non ha giocato come ha sempre giocato. Questa squadra punta moltissimo sul collettivo, che oggi penso che è venuto molto meno. Guarda, io questi ragazzi li posso solo ringraziare per quello che hanno fatto. Sono ragazzi che stanno tirando avanti la carretta da luglio, d'agosto, e va fatto solo un applauso, però è normale. Come dicevo, sono partite che non dico che non hanno senso, però per avere sempre questa attenzione alta hanno bisogno sempre di motivazioni, e oggi sono venuto meno. Non mi va di colpevolizzare nessuno, e questa squadra ha fatto sempre del grande senso di appartenenza il collettivo, e oggi è venuto a mancare. Lasciamo il calcio giocato. Ha avuto modo di parlare anche in questi giorni, in questi mesi, con il presidente per capire la situazione reale del Giulianova? Ma guarda, presidente, sì, ci sentiamo ogni tanto, ma è raro, devo dire la verità. È una persona che ultimamente ha pieni di impegni, lavora molto, e questo buon per lui. L'obiettivo era la salvezza. A volte sì, gli ho detto già di programmare per l'anno successivo, perché questo è Giulianova, e Giulianova non può fare campionati fino alla fine in queste condizioni, diciamo, con la salvezza. Questa società e questa, soprattutto questa tifoseria, merita altre cose, altri palcoscenici. Vabbè, lo sappiamo tutti. Ci sarà l'opportunità di continuare questo matrimonio col Giulianova? Guarda, non lo so, non so nemmeno il mio futuro, devo dire la verità. Non è facile per me, perché è stato un anno un pochino difficile, quando sei fuori di casa con una moglie e due figli a casa a 300 km. Solo va avanti la mia passione per il carcere, sono 20 anni che faccio il professionista, per me non è stato semplice, però ringrazio la società, come il team manager Franco Caglione, direttore generale, che mi ha dato questa possibilità di venire qua a Giulianova a dare una grossa mano a questi ragazzi per farli crescere. Spero, con la speranza che in qualcuno di loro gli sia rimasto un qualcosa dei miei insegnamenti. Brucia in casa Pineto la sconfitta contro la Vastese, che ne frena la marcia verso le migliori posizioni. L'allenatore Pomante conferma che c'è stato un comprensibile calo fisico, ma punta l'indice verso le troppe opportunità sprecate. Vediamo. La Vastese sapevamo che veniva a fare questa partita. Io penso che oggi, soprattutto nel primo tempo, è stata una delle migliori prestazioni che abbiamo fatto fino adesso, perché nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni per fare gol, non siamo stati bravi a sfruttarla. Poi alla prima disattenzione abbiamo preso il pareggio. Quanto se ne è cambiato per come finita il secondo gol? Sono arrabbiato, perché era una cosa provata in allenamento. Sapevamo che loro puntavano molto sulla velocità di Mamona. Infatti Mamona penso che in tutta la partita abbia toccato un pallone solo, però ci sta. Il normale, dove un po' mi arrabbio, dove ho detto ai ragazzi che sono contentissimo della prestazione, perché della prestazione sono contento. È normale che quando crei 8-9 palle gol così nitide davanti al portiere,
fare solo un gol mi fa arrabbiare, però io ai ragazzi gli ho fatto i complimenti, perché è vero abbiamo perso su due nostre disattenzioni, però oggi abbiamo giocato bene, abbiamo creato tanto e c'è il rammarico di non aver sfruttato quelle tante occasioni da gol. Sì, stanca ci sta, però non penso che la Vastese negli ultimi minuti abbia fatto molto di più del Pineto. Noi abbiamo cercato di attaccare, è normale che la Vastese giustamente vinceva 2-1, si è chiusa e ripartiva. Noi abbiamo fatto la nostra partita, il calo fisico ci sta, e questa per noi è la 16ª partita in 2 mesi, praticamente abbiamo fatto quello che di solito si fa in 4 mesi e mezzo, però non lo sappiamo, però sinceramente oggi il calo fisico c'è stato, ma è normale. Però io sono contento della prestazione, sono rammaricato per le troppe occasioni da gol non sfruttate che, sai, un po' mi fanno arrabbiare. Cambiamo disciplina, calcio a 5 femminile. Dopo il pareggio di gara 1, il Montesilvano compie l'impresa. Domina gara 2 a Milano contro il Kickoff e vola alla finale scudetto, dove sfiderà Falconara. Sergio Zappalorto. Ennesima finale conquistata dal Montesilvano, che tira fuori il meglio che ha in corpo e sbanca il campo del Kickoff in gara 2 dopo l'inopinato 0-0 dell'andata. Un 9-2 che parla da sé, dice di tutta la forza di un gruppo che troppe volte avrebbe meritato di ottenere di più, ma la volontà non sempre basta. Stavolta non c'è stata storia e gli abruzzesi riescono a esprimersi secondo effettivo potenziale. A sbloccare dopo 5 minuti è Lusileia, l'intramontabile che va verso i 40 e che di gol ne metterà a segno la fine 3. Le altre firme, doppiette di Ortega e Sciascio, più Amparo e un'autorete dell'ex Pomposelli. Poi la corazzata di Gonzalo arrotonda fino al 4-0 e al riposo accorcia la Bertè vecchia conoscenza. Ripresa ancora a senso unico e capitolo chiuso trionfalmente. E ora si punta allo scudetto, sia pure contro l'imbattibile Falconara, che ospiterà le Montesilvanesi domenica 6 in gara 1, con o senza il colosso Tati, per poi giocare al Palarigopiano gara 2 domenica 13 giugno, eventuale bella in terra marchigiana domenica 20. Ed il nostro telegiornale termina qui. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velò, in studio Jacopo Forcella, che parlerà di ciclismo con la sua trasmissione insieme all'ospite Luciano Rabbottini. Da parte mia l'augurio di una buona serata con i programmi di TV6.